ogni anno cerco sempre un modo diverso per distruggere le medaglion. Invece quest'anno voglio renderle omaggio, perché senza di loro tutta questa storia non sarebbe mai stata possibile. E voglio farvi vedere un reperto storico, una cosa che in pochissimi hanno visto, che risale a 4 anni fa, credo, e che è stata l'inizio di tutto. Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di queste carte qua, le medaglions che mi sono arrivate oggi. Però dalla scatola e da tutto l'ambaradan sembravano molto fighe, dal retro molto molto fighe, ma nel complesso fanno estremamente, non dico cagare, ma quasi. Sento proprio che non mi piacciono alla mano queste carte, il dorso è bello, tutto quello che volete, che gira così con sti cazzi di disegni. Non voglio dire che ho fatto un errore a comprarle, ve le consiglio lo stesso perché comunque sono carte da avere, però so già che non le utilizzerò mai più. Il cesso. No, ve lo giuro, non l'ho fatta apposta. Il mio intento era quello di farle finire nel gabinetto. Sono immortali. Ai, ragazzi, ma cosa sta succedendo? È già passato un altro anno dall'ultima top 10. Beh, sì, giustamente. Quante robe sono cambiate in un anno? Mi sono guardato i vecchi video della top 10 per vedere un po' com'ero, che cosa dicevo, cosa facevo. E l'inquadratura era questa. Cioè, come facevate a vedere i video con questa inquadratura? Non lo so. Avevo gli occhiali quelli grossi spessi. Avevo i capelli vabbè, non è che capelli adesso, vabbè. Vi giuro, raga, sono cambiate talmente tante cose che, boh, mi ha fatto strano rivedere i vecchi video. Comunque, come state? Spero tutto bene. Forse c'è un po' di bava perché mi sono appena lavato i denti. Benvenuti finalmente alla top 10 dei migliori mazzi del 2018. Come ogni anno, lo sapete già, io stilo una... Si dice stilo? Come la penna? Oh, faccio una lista dei migliori mazzi di carte che ho provato all'interno dell'anno. Alcuni mazzi ovviamente li metto dentro i preferiti, altri mazzi li tengo nascosti appunto per la top 10, perché sennò vedete sempre le solite cose. Però ci saranno un paio di mazzi che avete già visto e che ho dovuto per forza mettere perché sono troppo belli e non potevo. Quest'anno è stato l'anno dove ho comprato più mazzi di carte in assoluto, cioè ho comprato più di 250 mazzi di carte diversi. Follia, sono tantissimi. E come al solito rispondo a questa domanda: Jack, ma perché acquisti mazzi di carte? Perché li colleziono, perché mi piace, mi diverte e soprattutto perché mi piace tantissimo avere le cose rare, quei pezzi rari, unici, che vanno in pochissime persone. Quindi dopo una grande ricerca di cose nuove e di mazzi belli che mi sono veramente piaciuti per diversi motivi, ecco a voi la mia top 10 del 2018. In decima posizione troviamo le Camp Cards, quelle dell'Art of Play, dove sopra c'è scritto Be Brave or Die. Queste carte sono le carte dei campeggiatori, tra virgolette. Sono state disegnate in collaborazione con un brand di avventura, Bradley Mountain, se non sbaglio, e sono bellissime. Sapete che io amo il verde, adoro la natura, adoro questo colore così in particolare, e queste carte sono, cioè, rispecchiano il tutto. La cosa che mi ha fatto impazzire è che sul bollino c'è Nord-Est, Sud-Ovest. Sono state fatte ovviamente dall'Art of Play. Il dorso è bellissimo, è proprio verde, quel verde che mi piace tanto, proprio verde bello. E il bordino non è bianco, perché il verde col bordino bianco ci sta bene, ma risalta troppo il bianco. Qui invece è un bianco un po' panna e rende il tutto molto molto più bello. Sul dorso c'è disegnata una tenda e c'è scritto vivi in maniera avventurosa. Una cosa che mi piace tantissimo del design del dorso è che c'è un mini bordino prima del bordino, ok? Quindi c'è una sorta di cornice, poi un altro bordino verde e poi il bordino. Mi piace perché le carte sono proprio strane, se tu le vedi sono proprio, non so come dirti, danno quell'aria di foresta, non so come dire. Le figure sono diverse: il re è un orso, la donna è un'aquila, credo che sia un'aquila, e il Jack è un lupo. La cosa che mi fa impazzire è la loro qualità, scorrono veramente da dio, sono una roba allucinante. E anche le facce delle carte non sono bianchissime, cioè non sono super super bianche, ma sono sempre con questo color panna che ricorda un po' la foresta, se vogliamo. Quindi questo era il primo mazzo di carte che mi è piaciuto tantissimo. Esistevano anche nere, ma tra queste e quelle nere preferisco mille volte queste.
In nona posizione troviamo due mazzi di carte vicini che sono dello stesso tipo praticamente, e sono due mazzi di carte a tema Giappone che sono le Sakura Playing Cards e le Hanami Playing Cards. Io il Giappone lo amo, lo adoro tantissimo, sono stato due volte e adesso ci vado la terza con il tour, e se volete partecipare link in descrizione. E queste carte rispecchiano veramente il Giappone, sono stupende. Inizierei con le Hanami Playing Cards. L'Hanami, per chi non lo sa, è il classico picnic sotto i fiori di ciliegio, e appunto il tema di queste carte è il fiore di ciliegio, e ci sono delle sfumature bellissime che vanno dal bianco, azzurrino chiaro, rosa e viola. Sul dorso c'è scritto Hanami in giapponese e c'è un fiore di ciliegio. I colori di questo mazzo di carte sono veramente forti, perché hanno messo un rosa super super forte e risalta appunto il bianco che sta attorno, quindi queste carte, se le vedete, vi sparaflashano agli occhi. Queste carte ovviamente non sono da utilizzare in giro per il semplice fatto che non si capisce niente, e sono adatte per fare tipo le foto, i ventagli, perché da un lato potete fare il colore viola scura, dall'altro potete fare l'azzurro e il rosa. Se fate il ventaglio sulle facce si vede tutta quanta la striscia viola, e questa è una cosa molto particolare per chi vuole fare le foto. E tutte quante le carte sono tagliate tra virgolette in mezzo da una linea bianca, e la loro qualità è molto molto buona. Comunque queste carte le ho messe qua assieme alle altre perché, amante del Giappone come sono, mi sono piaciute veramente tanto. Tra queste e le Sakura, vi dico che preferisco di più le Sakura, e adesso ve le faccio vedere. Queste sono le Sakura, quindi fiori di ciliegio Spring Edition, edizione della primavera, quando stanno appunto fiorendo. C'è un fiore di ciliegio sulla linguetta. Il dorso delle carte è stupendo, super bello, super tranquillo, con un bordino fino e dei rami con delle foglie più scuri sul davanti, poi che vanno a sfumare man mano sempre sul rosa, sempre più scuro, fino ad andare sullo sfondo. Le carte hanno tre tonalità di colore: un rosa scuro, un rosa chiaro e un rosa ancora più chiaro. Le picche e i fiori, quindi le carte nere, hanno il rosa più scuro, invece le carte più chiare, quindi i cuori e i quadri, hanno il rosa un po' più chiaro. E l'asso di picche riprende il tema del dorso. La qualità è spaziale, scorrono veramente da Dio, sembrano un po' più di carte, ma allo stesso tempo sono molto molto rigide, quindi sono perfette se volete fare cardistry o altre cose. Quindi secondo me sono veramente veramente fighe. Io l'ho presa, non mi ricordo quanto tempo fa, credo quest'estate, e mi piacciono tantissimo. Tra le due ovviamente preferisco le Sakura, ma ovviamente ci farò tante foto anche con queste. Ovviamente fatemi sapere con un commento quale delle due preferite e perché. Siamo giunti all'ottava posizione. Questo è un mazzo di carte che ho preso a novembre, quindi roba super super recente. L'ho preso ad Hollywood, non l'avevo mai provato ed è molto molto carino. Sto parlando delle entry numero 2, queste qua. Il design di queste carte alcuni di voi se lo ricorderanno già da alcune carte che erano state fatte dalla Art of Play in passato. L'unica cosa che mancava a quelle carte era il bordino. Ecco, le entry hanno aggiunto il bordino a quelle carte e le rendono secondo me molto molto belle, e hanno dato quella qualità, quindi quello stock, che le ha rese fantastiche per il cardistry. Ecco, se volete prendere un mazzo di carte da cardistry, proprio con la qualità quella perfetta per fare cardistry e un design della Madonna, queste carte secondo me sono perfette. Come sapete, a me del cardistry frega sinceramente poco, ma mi piace molto da vedere perché comunque è un'abilità molto figa, però sappiamo che non è magia. Ma allo stesso tempo però, se devo fare cardistry perché voglio allenarmi o voglio semplicemente fare delle fioriture per me, voglio avere un mazzo di carte che renda il tutto più bello e più armonioso, e queste carte sono perfette, sono veramente veramente belle. Il design è pieno di colori: arancione, giallo, azzurro, marroncino e bianco e blu, con questa sorta di ondine come delle pennellate. Ma il loro punto fondamentale secondo me è la qualità, perché le entry, le dot, tutte queste nuove carte da cardistry non mi fanno tanto impazzire i dorsi come queste, quindi queste sono tanta roba, ma hanno tutte quante una qualità della Madonna, e queste carte sono la combinazione perfetta tra un dorso che mi piace parecchio e la qualità perfetta. Quindi perché tutti questi punti a favore e solo in ottava posizione? Per il semplice fatto che i prossimi mazzi di carte mi hanno fatto ancora più impazzire. In settima posizione abbiamo un mazzo di carte che avete già visto, anche questo però in un'altra versione, in un altro colore, che è il mio preferito della serie. Sto parlando delle Harmony Playing Cards Space. Come sapete, le Harmony Playing Cards sono le carte dell'Art of Play che per ogni mazzo comprato loro piantano un albero. Io ne ho presi 4, quindi probabilmente hanno piantato 4 alberi. Ci sono di altri tipi, come avete visto, quelle della terra, quelle del mare, quelle dell'aria e quelle dello spazio. Quelle dello spazio sono le mie preferite per colori e per design. La qualità è la stessa. Il design di queste è una roba allucinante, sono fatte da Dio, raga, voi non potete capire quanto belle sono. Potete fare dei ventagli della Madonna, e appunto perché sono in tema spazio, come vedete dietro hanno tipo l'UFO, l'alieno, l'astronauta, la Terra, i pianeti, insomma un po' di tutto. Sono bellissime, lo stesso design è sulla scatolina ovviamente. Le carte all'interno sono come le altre Harmony, quindi le figure sono tutte quante ben visibili, mentre le carte normali hanno semplicemente dei disegni all'interno, tutte quante appunto in tema spazio. Ci sono gli astronauti, ci sono gli alieni, ci sono gli astronauti che toccano
attaccano gli alieni, ci sono alieni colorati, sono state illustrate da Mauro Martins, sono veramente esagerate. La cosa che mi fa più impazzire è il fatto che quando voi fate dei ventagli escono fuori delle cose mai viste, cioè io non ho mai visto dei ventagli così belli. Potete farci delle foto fantastiche e la loro qualità è super super alta e non si rovinano facilmente, almeno secondo me, almeno trattandole abbastanza bene non si sono ancora proprio rovinate zero, perché sapete che le carte di solito, quelle senza bordino, tendono a rovinarsi di più, soprattutto con i colori scuri. Quindi queste sono proprio un quadro su un mazzo di carte, bellissime veramente. Perfetto, ora siamo in sesta posizione e il mazzo di carte che vedremo ora sono le nuovissime Orbit. Le ho già fatte vedere, lo so, ma non potevo non metterle. Queste sono veramente bellissime. Hanno un design che mi ha condizionato molto anche il design per il mio prossimo mazzo di carte. Ho preso spunto da alcune cose che ci sono qua dentro, perché sono state fatte veramente veramente bene. Le Orbit le conoscete ovviamente tutti quanti. Hanno questo design con un cerchio all'interno. In questo caso c'è un UFO che percorre tutto quanto il lato, e tutto quanto che va all'interno a cerchio, con una sorta di foresta di pini e le stelle in cielo. Le facce sono tutte quante standard, tranne ovviamente l'asso di pic, che c'è l'uomo che guarda dalla luna con un iPhone la terra e un UFO. La qualità è una qualità molto molto buona. Tra la qualità di queste e la qualità delle V4 preferisco la qualità delle V4, ma il design, questo qua, batte tutti in assoluto. Tanta tanta roba. Perché solo la sesta posizione? Sempre il solito motivo, perché i mazzi che vedrete ora non li avete ancora mai visti sul canale. I prossimi 5 mazzi sono veramente delle bombe. Quinta posizione. Ero stra indeciso se aprirle o no. Ad un certo punto della mia vita, di quest'anno, ho detto: senti, se devo godermi un mazzo di carte, le apro, anche se valgono un casino. E le ho aperte. Le B Win, quelle marroni. Ragazzi, queste carte per collezionisti sono una cosa esageratamente rara. Io le ho trovate a Blackpool quest'anno, sì, l'anno scorso, nel 2018, e ho pagato queste più le altre due, quindi rosse e blu, per un totale di 60-80 euro, ma valgono molto molto di più. Infatti appena l'ho vista a quel prezzo le ho prese subito. Queste carte risalgono al 5 maggio del 2005. Sono carte da casino praticamente, e dietro c'è scritto appunto la data, il numero del tavolo e il gioco. Queste carte non hanno nulla di così particolare se non la loro rarità. Come vedete, gli indici non sono normali, ma sono giganti e hanno il doppio indice, quindi hanno l'indice all'interno della carta e anche fuori. Io avevo aperto le B-Win, quelle rosse, però queste sono identiche, soltanto marroni, ma la particolarità di quelle marroni è che sono ancora più introvabili. Il dorso delle carte, nonostante la sua semplicità, è stupendo. Hanno un bordino un po' più grosso del normale, ma questo chi se ne frega, perché tanto non sono da utilizzare in pubblico, almeno io non le utilizzerei mai. Sono semplicemente un pezzo da collezione esagerato. Come vedete, sono tutte quante super standard, ovviamente più grandi del normale. Hanno lo stesso jolly delle B normali. Sulla SDP che appunto c'è scritto B fatta in USA, bla bla bla, e si mescolano da dio. La loro qualità è perfetta per qualunque tipo di cosa: lavoro da tavolo, cardistry, magia, veramente ogni cosa. Quindi se vi capita l'occasione di trovarle, ragazzi, prendetele subito, perché sono veramente tanta roba. Siamo quasi sul podio. Il mazzo di carte che voglio farvi vedere ora sono uno dei miei mazzi preferiti in assoluto per il design. Sto parlando delle Sumi Playing Cards. Questa versione delle Sumi Playing Cards non l'avevamo mai vista, e soprattutto costa un botto sta roba, cioè va esagerata, non so come ho fatto, non so neanche dove l'ho trovata, forse in America. Sulla scatolina c'è un dragone in rilievo, cioè questa cosa è stata stampata in rilievo, cioè è bellissima, con una spada al centro, e il dragone tiene in mano una palla con un simbolo che io sinceramente non so cosa sia. Sul lato della scatolina ci sono i simboli, sempre cuori, quadri, fiori, picche, stampati in rilievo. Tutta quanta la scatola è stata stampata in rilievo, e dietro c'è questo simbolo qua che riflette la luce, quindi stupendo, in rilievo, come se fosse un sigillo. Quindi già dalla scatolina potete capire che avete un pezzo d'arte in mano e non un mazzo di carte. Poi quando aprite le carte capite che il design è qualcosa che vi fa veramente impazzire. Il dorso è esageratamente bello, a partire dai colori fino ad arrivare al design. Come potete vedere è tutto quanto molto orientale, con delle foglie, con dei fiori di ciliegio. Potete fare dei ventagli della Madonna, cioè ci sono dei colori stupendi qua dentro, hanno dei colori bellissimi, questo blu scuro, rosa, rosso. Il bordino ovviamente è fino, e i disegni delle carte, soprattutto quelli delle figure, fanno veramente impazzire. E su tutte quante le carte ci sono rappresentati appunto gli elementi delle icone dell'ukiyo-e, che credo che si pronunci così, che sono delle creature mitologiche. Quindi potete capire che queste carte vanno oltre, vanno proprio oltre il concetto di carta, ma arrivano ad essere proprio quasi un simbolo. Ed è quello che voglio fare anch'io con i miei mazzi di carte, perché credo che il mazzo di
carte da utilizzare in pubblico sia un concetto, il mazzo di carte per se stesso, per goderselo, e il concetto proprio di arte sia un'altra cosa. Tra l'altro la qualità non è per niente male, sono plasticose ovviamente, ma per fare dei design così probabilmente devi utilizzare un po' di plastica. Quindi se volete ritrovarvi con un pezzo d'arte in mano, io vi consiglio ovviamente queste carte che sono stupende. Rullo di tamburi, trrr, siamo sul podio ragazzi, siamo sul podio. In terza posizione troviamo un mazzo di carte che è bellissimo per tanti tanti motivi. Sto parlando delle Black Wheel dell'Art of Play. Quando sono uscite queste carte, le Red e le Blue Wheel, sempre dall'Art of Play, io le avevo prese e non mi piacevano, vi dico la verità, perché non mi avevano colpito, secondo me non erano il massimo. E quest'anno invece sono uscite le Black Wheel e sono bellissime secondo me. Analizziamo subito la scatolina. La scatolina è Black Soft Touch Paper, come la mia delle Gold Contemplation, e in rilievo in nero con la finitura lucida hanno stampato il design della scatolina classica, e questo rende il tutto molto molto bello e super super elegante, credetemi. Poi per quanto riguarda invece le carte, appena le apriamo abbiamo questo design che è uguale a quello delle altre, ovviamente Red Wheel, l'unica cosa è che è fatto in nero e in bianco, e secondo me ci sta benissimo, ma bene veramente veramente tanto. Abbiamo una sorta di teschio sopra, abbiamo due biciclette che si congiungono all'interno e poi una sorta di cornice. Guardate che bello che è sto dorso, è semplicissimo, potete utilizzarle come carte standard se volete. E poi sulle facce ci sono dei elementi molto particolari, tipo i jolly, sono due jolly che sembrano uguali, in realtà sono diversi, perché un jolly ha una sorta di oro lucido, quindi patinato, sul teschio all'interno, mentre sul lato l'inchiostro non è più lucido ma è oro e basta, tipo ocra. Invece l'altro jolly è al contrario, quindi ha la scritta dorata e il centro è ocra, quindi già questo è un tocco super super di classe che mi piace tantissimo. E poi tutte quante le carte sono mezze del colore originale, quindi per esempio per i cuori i quadri mezze rosse e per fiori e picche mezzi neri, e l'altra metà è patinato oro, quindi tutte quante le carte luccicano tantissimo, sono veramente veramente belle. Le carte nere sono sull'ocra mentre le carte rosse hanno il patinato oro, sono bellissime, le carte si capiscono, quindi possono anche essere utilizzate in pubblico, non c'è problema. L'asso di picche è diviso a metà, nero e oro ovviamente, con una bicicletta in mezzo. Punto a favore di queste carte è la loro qualità, cioè sono una roba allucinante, io le sto usando da una vita, quindi io le sto usando quasi ogni giorno da metà dicembre più o meno, e non si sono ancora rovinate, scorrono ancora benissimo, super super morbide, potete fare ogni cosa, le ho portate in giro, mi sono cadute, cioè sono una roba esagerata, e sono finissime, cioè le carte sembrano meno carte, qua ci sono 52 carte ragazzi, sono finissime, scorrono da dio, uno dei mazzi più belli appunto di quest'anno per quanto riguarda la qualità, anzi forse per la qualità il più buono di tutti, quello che mi è piaciuto di più. Quindi queste carte vanno a finire in terza posizione della mia personale top 10, belle veramente. Poi in seconda posizione troviamo un mazzo di carte che non è figo per la sua qualità, ok? Perché non lo userei mai in pubblico ovviamente, ma è figo per il suo concetto, per la sua idea, per il suo design e per quello che rappresenta. E sono ovviamente le carte di Jurassic Park. Sono bellissime. Io raga sono super fan di Jurassic Park, tantissimo, anche se ho il terrore dei dinosauri e lo sapete, ma sono super super fan di Jurassic Park. Uno dei miei film preferiti, e quando sono uscite le carte di Jurassic Park non potevo non prenderle, e non avevo mai visto una roba del genere riportata su un mazzo di carte. Quando mai vedete un mazzo di carte con dei graffi sul dorso? Io non ho mai visto una roba del genere. Il mazzo di carte è stupendo, ha un'apertura molto più particolare rispetto ai mazzi di carte normali, ed è tutto quanto tema Jurassic Park. Per chi ha visto ovviamente il film sa di che cosa parlo. Sulla scatolina c'è scritto appunto Jurassic Park con il logo di Jurassic Park. Tutte quante le carte sono macchiate, un po' sporche, tutto quanto, guardate che sono bellissime raga, fanno paura. Sul dorso ci sono i simboli appunto dei dinosauri, quindi di Jurassic Park, con questo velociraptor in mezzo. Ci sono tutti quanti i dinosauri attorno, il broncospasmo, il tirannosasso, il triceraspopo, il pteridosco. C'è appunto il cartello con scritto Jurassic Park, l'entrata, la macchina. Sui jolly ci sono, c'è appunto la figura del DNA che si vede nel primo Jurassic Park. E poi tutte quante le carte sono sporche di terriccio, secondo me. Sono tutte quante tra virgolette normali, tranne per l'asso di picche che ovviamente c'ha l'ambra. E qua c'è la chicca finale,
perché su ogni figura c'è rappresentato uno scheletro di un dinosauro diverso. Come potete vedere c'è il tirannosauro Rex sul re, c'è il Brabarino, boh, insomma, io raga non so leggere queste cose. E potete farci delle foto fighissime, soprattutto se fate i ventagli, potete fare un sacco di robe. Sono ovviamente delle carte omaggio, tipo tributo, commemorative, ma sono state fatte bellissime. Sono ovviamente delle Illusionist, la qualità non è per niente male, ed è stato il mazzo più particolare di quest'anno. Ovviamente questo rientra nella categoria opere d'arte, perché non potrebbe essere altrimenti. Il fatto che la scatolina sia graffiata è esagerata sta cosa. Siamo giunti in prima posizione. Allora, la prima posizione di quest'anno è un mazzo che magari potrà non piacere ad alcuni di voi, ma per me, in particolarmente per me, ha un significato veramente veramente importante. Il mazzo in questione è un mazzo molto molto semplice, è semplicissimo, ma mi è arrivato in un momento della mia vita dove era appena successa una cosa che era proprio in totale coincidenza con il design di questo mazzo. Il mazzo in questione si chiama False Anchor, che tengo qua dentro, che tengo dentro questa sorta di scrigno. Questo mazzo di carte nella sua semplicità è stupendo. Sulla scatolina, come potete vedere, c'è un'ancora, ok, disegnata un'ancora, c'è scritto False Anchor, e il design di tutte quante, e il design della scatolina, che magari non si vedrà, è tutto quanto fatto di ancore, ok, come quest'ancora, soltanto in più piccole. La stessa identica cosa vale anche per il dorso delle carte, ci sono tantissime ancore ed è super super semplice, ok, è semplicissimo. Come potete vedere sul jolly c'è questa sorta di catena, cioè come la catena dell'ancora, appunto, con tantissime ancore all'interno. Tutte quante le carte sono standard, sono super super standard, tranne la, ovviamente, la su di picche, che ha le ancore al suo interno, ovviamente grigie. Il dorso mi ricorda tantissimo le White Flower per il concetto, ovviamente. Sul dorso ci sono tantissime ancore, ma veramente veramente tante, tutte quante bianche su sfondo blu scuro, che ricorda appunto il mare. Queste carte, per chi non lo sa, mi sono arrivate lo stesso giorno, e le ho aperte lo stesso giorno in cui mi è arrivato il gommone. Quindi neanche farlo apposta, la cosa che ho unito, le due cose che mi piacciono di più, ovvero il gommone, il mare, la spiaggia, andare a pesca e un mazzo di carte e le carte da gioco, la magia. E senza farlo apposta, queste due cose coincidevano tantissimo, perché appunto queste carte ricordano il mare, l'ancora, il salpare. Quindi l'ho messa al primo posto per la loro semplicità, perché queste carte potete usarle tranquillamente in pubblico, per il design, perché hanno il bordino fino, hanno tutte le cose che piacciono a me, ok, una piccola cornice prima del bordo, il bordino bianco prima e dopo, il colore blu è uno dei miei colori preferiti, e le ancore su tutto quanto il dorso. Sono la cosa più semplice e più geniale, allo stesso tempo anche abbastanza banale se ci pensate, ma che rendono il tutto molto molto elegante e molto bello. E poi un'altra cosa, ovviamente, la loro qualità è una cosa esagerata, sono super super belle, scorrono veramente da Dio, sono bellissime, lo usate tantissimo, calcolate che lo usate tanto tanto tanto, quindi queste carte le tengo appunto qua dentro perché sono un pezzo a me molto molto caro. Quindi per alcuni di voi potrà sembrarvi un mazzo super banale, ok, senza completamente senso, ma per me questo mazzo di carte è stato parte della mia vita. Quindi ragazzi, questi erano i mazzi di carte di quest'anno. Fatemi sapere con un commento quale è stato il vostro mazzo di carte preferito tra tutti questi e perché, e se volete fatemi anche la vostra top 10 dei mazzi di carte. Io, come l'anno scorso, se vi ricordate, adesso inizierò a postare le foto di questi mazzi di carte su Instagram, ok, e faremo un piccolo contest, perché pubblicherò diverse foto di questi mazzi di carte, e dalla foto che riceverà più like e più commenti, quindi dipende da che mazzo vi piace di più, se la foto delle Space raggiunge più like delle foto delle Orbit per esempio, io sceglierò un commento tra quelli della foto e regalerò ovviamente il mazzo in questione. Il vincitore ovviamente lo dirò sulle storie di Instagram più o meno a metà febbraio. Quindi che il contest abbia inizio come l'anno scorso, buona fortuna. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto divertire come al solito, spero che abbiate visto dei mazzi nuovi, vi ringrazio di cuore ovviamente. Ora ricomincerò con i video, ho un sacco di cose nuove fighissime, e lo studio dovrebbero finirmelo più o meno nei primi di febbraio, e ho un sacco di serie nuove in programma. Ovviamente gli spettacoli continuano, ci vediamo il 10 febbraio a Bologna al Nerd Show. Io vi mando un mega bacio e un abbraccio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.